Buonasera a tutti, sono passate qualche ora, è passata qualche ora dalla partita del Torino con la Salernitana e niente, cosa abbiamo da dire? Se il primo tempo fosse finito 4-5-0 per noi nessuno avrebbe detto assolutamente niente. Il migliore in campo in senso assoluto è stato Ochoa, il portiere della Salernitana. Non me ne vogliono gli amici miei del Salento, ma la squadra è in grossa crisi. E non aver vinto oggi vuol dire proprio avere dei grossi demeriti. In più, la squadra, il Toro, onestamente, più di questo secondo me non può dare. Speravo in una svolta, ma non... a noi continua a mancare una punta, anche se oggi Sanabria ha segnato. Ci manca un gioco corale veloce. Si aprivano delle voragini nella difesa della Salernitana e noi non siamo mai riusciti a insaccare. Persone che con i piedi sono molto bravi, che si trovano davanti al portiere e niente, non riescono a fare gol neanche. Noi facciamo i gol col contagocce e questo è preoccupante. Preoccupante perché mancano delle pedine. Il calciomercato è iniziato, noi andiamo avanti per i piccoli passi. Il nostro mister Juri ci ha detto che se non si vincono queste partite il percorso di maturazione è molto lento, ma secondo me è molto lento, ma è lentissimo il percorso di maturazione. È di decenni lento. Psicologicamente noi siamo sempre stati instabili, con grosse difficoltà. E queste difficoltà si palesano nel momento in cui manca la qualità. E pensare che di qualità non abbiamo in campo, però manca qualcosa, manca sempre un qualcosa per fare quel salto, benedetto salto di qualità. Bene, che dire, abbiamo fatto un altro punticino, adesso poi andiamo a giocare col Milan in Coppa Italia, speriamo di non subire una pesante sconfitta o almeno non uscire in difficoltà fisica, perché il nostro campionato purtroppo è il campionato degli ultimi anni, il decimo posto, la mediocrità assoluta. Un abbraccio a tutti ragazzi, buon tutto, un saluto dai ragazzi dei Senza Giacca, della pancia del tifoso, Forza Toro, sempre comunque, e speriamo in tempi migliori.